Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete oggi torno con un nuovo video e oggi qua con me anche la mia ragazza Annalisa. Ciao a tutti. Che avete già visto anche altre volte e oggi mi aiuterà per questa dimostrazione, che per questo effetto che volevo portarvi oggi. Oggi vi porto un effetto un po' diverso dal solito, infatti non è un effetto di magia di mia invenzione, ma è una dimostrazione di poker pensata da Woody Aragon, un prestigiatore, un cartomago davvero molto famoso, molto bravo. Magari vi lascio anche in descrizione il link di Cartomagia Fantastica, che è il libro in cui appunto è spiegato questo effetto, e nulla, mi piaceva davvero tanto, quindi volevo proporvela in questo video. Bene, non perdo altro tempo, l'unica cosa, ovviamente, se vi piace il video lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete iscritti e condividete ovunque. Ma iniziamo. Bene Annalisa, per prima cosa, tu sai un minimo fare giocare a poker, giusto? Il minimo indispensabile? Sì, dai. Sì? Beh, per sicurezza ripeto i punteggi, almeno come si fa per quelli che non sanno fare. 5 carte a testa, chi ha la mano migliore, quindi con i punteggi più alti, vince. I punteggi partendo dal più basso sono ad esempio la coppia, quindi due carte uguali, poi c'è la doppia coppia, quindi una coppia di coppie, poi c'è il tris, che vale di più, che sono tre carte uguali, poi ci sarebbe il full, quindi tre carte uguali e una coppia, tre e due, poi va il poker, colore, scaccia, ce ne sono tante altre, però invece che elencare tutte magari giochiamo che si capisce meglio. Ci tengo anche a sottolineare che l'Anna non è d'accordo con me in niente di questo effetto, non è che è un preparato o cose del genere, è riproducibile con qualsiasi persona, con qualsiasi mazzo. Poi tra l'altro tu non hai ancora visto questa cosa, quindi no, sarà la prima volta anche per te. Beh, come avrai capito, giochiamo a poker. Giochiamo a poker, ma con una ventina di carte, ok? E per la precisione le carte più alte all'interno del mazzo, quindi tipo i 10K, le donne, gli assi. Non c'è un motivo particolare per questo, però diciamo che è più bello da vedere, cioè insomma vedere un tris di assi è più bello che vedere un tris di due, no? Comunque vedi tutte carte, come ti ho detto, alte, puoi vedere, possono vedere anche loro. Bene, ti chiedo di iniziare a mischiarle, mischiando un po' a cavolo, senza una regola precisa, in modo da togliere ogni ordine. Puoi mischiare anche questi, puoi mettere questo sopra, sotto, ti va bene così, si mischia ancora un po' per sicurezza. Bene, quello che facciamo con queste carte ora, che sono ben mischiate tra di loro, è giocare a poker e farai tutto te. Quindi distribuirai le carte te, una carta alla volta, distribuiscile pure, come se stessi molto giocando. Ho 5 carte, quindi 2, 3, 4, 5, fine così. Beh, la cosa bella è che io so di aver vinto. Te sembra impossibile perché ovviamente io non ho visto nessuna carta, le date te sono ancora coperte, ma sono sicuro di aver vinto. Vediamo. Tu hai... cos'è? Tu hai solo una coppia di 10. Quindi per vincere mi basterebbe anche una doppia coppia. Vediamo. Giro lento. Io ho una doppia coppia infatti. 2K e 2 jack. Però aspetta, questa può essere magari fortuna, no? Quindi per sicurezza andiamo a rimischiarle. Mischia, 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 è importante, tanto ormai sono mischiate mille volte. Puoi metterle sopra, in mezzo, sotto, bene così. Bene. E facciamo la stessa cosa. Ok. Quindi ridistribuiscile. Lentamente però. Dai la prima. E ti chiedo, queste due, vuoi scambiarle? Sì. Sì? Le scambiamo. Dai la seconda. Bene. Molto bene. Queste due le vuoi scambiare? No. Ok, continua con la terza. Più difficile. Vuoi scambiare tutta la mano? No. Ok, dai anche la quarta. Più difficile ancora, le giriamo? Sì, le giriamo, guarda. Le giriamo tutte, vediamo cosa abbiamo. Ok. Io ho una coppia di assi e tu hai una coppia di nove. Nient'altro direi. Beh, ti do la libertà di prenderti le carte che vuoi e scambiarle con le tue. Puoi decidere tu cosa prendere. Prendo un asso. Solo uno? Posso decidere io? Sì, certo. Prendi quello che vuoi. Cosa mi dai? Puoi prendere anche l'altro asso se vuoi e fare un tris di assi. Decidi tu. Ok, sì. Sicura? Sì. Ok. Quindi mi dai un tris di 9 e ti tieni un tris di assi? Sì. Deciso te liberamente. Puoi ancora cambiare. No. Va bene, dai le ultime carte. Vediamo cosa abbiamo. Vai. Tu hai un tris di assi. E io ho un full con K e 9.
3,9 e 2K. E hai scelto tutto te, giusto? Hai girato come volevi. Magari anche questa è fortuna, no? È nata un po' a caso. No, non potevi sapere. Beh, lo facciamo ancora più difficile. Adesso io non voglio più vedere le carte, prendo solo un tot di carte dal mazzo, quindi magari le carte più alte, tipo i K, gli assi, ok? Sono più evidenti. E allo stesso modo mischio, ok? Non voglio più vedere le carte. Così. Ti faccio vedere una carta alla volta e tu mi dici se la vuoi o non la vuoi. Bene, questa la vuoi? Sì. Ok, mischio ancora, non voglio vederle. Questa la vuoi? Sì. Sì? Questa la vuoi? Sì. Ok, ovviamente devi cercare di vincere. Questa la vuoi? Sì. Sì? Questa? No. Ok, finalmente. Questa? Bene. Questa? Sì. Sì? Quindi hai già 5 carte e queste me le lasci? Bene. Io non ho idea di che carta tu mi abbia dato, di che carta tu ti sia tenuta. Completamente a caso, quindi presumo che tu abbia cercato di vincere, no? Io non potevo sapere nulla, non le ho viste, vediamo cosa hai preso. Ok. Giro? Sì. Un bel tris di assi. Quindi in teoria magari adesso tu non ti ricordi bene le carte che mi hai dato, però hai cercato di vincere. Sì. Beh, anche senza guardare le carte, con tutte le tue decisioni libere, io in mano ho un full, 2,9 e 2K. Hai scelto tutto te. Bene ragazzi, spero che questo video, questo effetto di Woody Aragon vi sia piaciuto. Secondo me è geniale, molto bello. Spero ti sia piaciuto. Sì. Sì, questa dimostrazione di poker che tra l'altro mi sembra lui usò in TV per battere il campione mondiale in quel periodo di poker e fece questa cosa, bellissimo, insomma, stima per lui. E niente, detto questo, come ho detto all'inizio, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, condividete il video, iscrivetevi se non siete iscritti. E detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!